Mentre a Milazzo si poteva costruire un aeroporto nella zona dove adesso è invece stata costruita da 50 anni la raffineria di Milazzo, la più grande raffineria del Mediterraneo, ecco che un territorio naturalmente portato per il turismo viene bloccato nel suo sviluppo dall'assenza dei servizi di trasporti essenziali come un aeroporto al servizio del turismo delle isole Eolie. E per 50 anni le isole Eolie sono state collegate solo con il porto di Milazzo o il porto di Napoli o il porto di Messina al sistema turistico delle isole che produce 2 milioni di permanenze annue nelle isole Eolie, una cifra che equivale alla stessa attività di Taormina e Giardini Naxos messi insieme. Da questo territorio ricchissimo di luoghi di grande pregio paesaggistico ci rimangono invece i fumi di scarico della raffineria, dell'impianto di produzione dell'energia elettrica di San Filippo del Mela e tutta la riviera inquinata, i più alti indici di tasso di mortalità per tumore ai polmoni della storia. Questo è il quadro della situazione, mentre in Sicilia abbiamo una ricchezza paesaggistica e per quanto riguarda le essenze arboree di una varietà incredibile, una regione in cui crescono anche i faggi sui nebrodi e dove la betulla dell'Etna ha una sua specie particolare. Abbiamo una situazione ambientale drammatica, dove le dighe sono piene di alghe rosse e in costante pericolo di trasformarsi in un disastro irreversibile, con le raffinerie in tutta la loro brutale pericolosità. Che hanno portato nella solo Priolo alla nascita di 1.000 bambini deformi e un territorio saccheggiato da una struttura industriale che produce nell'arco dell'anno 50 milioni di tonnellate, trasforma 50 milioni di tonnellate di petrolio, una cifra che per un paese occidentale, è l'unico paese occidentale, la Sicilia, che ha non solo ha una indipendenza energetica assoluta perché produce molto più energia di quanto ne consuma, ma potrebbe bastare solo l'energia di Gela per fare produrre il petrolio estratto a Gela, per produrre tanta benzina per far funzionare l'intero sistema industriale della Sicilia. Quindi tutte queste installazioni di chimiche per la trasformazione di prodotti chimici del petrolio è tutto uno sfruttamento sulla pelle del popolo siciliano, che rimane sempre ai margini della sopravvivenza dal punto di vista economico, nonostante che in quest'isola si raffini qualcosa come 100.000 miliardi l'anno, che corrispondono a 100.000 miliardi l'anno di tasse sulla raffinazione del petrolio, che finiscono nelle casse della provincia di Milano, perché le multinazionali che operano in Sicilia hanno la loro sede nazionale a Milano. Questo sistema ha prodotto la distruzione del territorio in Sicilia con l'inquinamento di tutta l'isola e
invece l'arricchimento di queste multinazionali che hanno la sede nel cuore dell'Europa.